sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il nostro sportello reclami, ma farei prima dire con il vostro sportello reclami, visto che le segnalazioni arrivano proprio dai nostri telespettatori che ci mandano via mail, via internet, materialmente con la posta, le segnalazioni. Oggi siamo in via Trento e Trieste, vediamo perché. Buonasera, ci troviamo in via Trento-Trieste, come avete potuto vedere dal lancio durante il TG, ci troviamo in una situazione veramente di difficoltà e soprattutto di pericolosità nei confronti dei cittadini, di tutti coloro che guidano l'auto, ma anche per tutti i pedoni che devono attraversare la strada, ma soprattutto per coloro che devono appunto buttare i rifiuti della spazzatura nei cestini. Signor Luigi, lei che lavora in questa zona, chi meglio di lei può raccontarci quello che succede giornalmente? Succede che per entrare nella strada ci vuole sempre un vigile, uno che guardi, perché potete provare voi altri a vedere di entrare nella strada quello che succede, quello che viene fuori, insomma, quello che ci vedete. Allora, come vedete dalle immagini, diciamo questi cestini sono praticamente posizionati a ridosso della strada e spesso e volentieri chi deve buttare la spazzatura deve occupare metà della carreggiata e ciò diventa veramente molto pericoloso. I coperchi, vede, l'hanno girati dalla parte... Poi i coperchi sono dalla parte interna della strada e spesso e volentieri in questa zona qui dove ci troviamo ora noi vengono parcheggiate anche le auto, vero? Guarda, fate una fotografia laggiù, giratevi così e lo vedete, certo. Quello che succede. Ora non ci sono in questo momento, ma tanto di qui che di sotto sono uguali. Quindi, insomma, come avete sentito dalle parole, c'è veramente una situazione di grave di difficoltà. Sì, perché di sporco anche tutta quest'isola trovassero. E di sporco perché poi ovviamente ci sono i cassonetti e magari non si vede la zona che sta. Erba, un centro così, insomma. Certo. Siamo in mezzo alla città. Vedere un serpaio così è una cosa inaccettabile. Inaccettabile. Insomma, dicevamo prima una situazione di difficoltà, Di pericolo per le persone, per i pedoni, perché le macchine posteggiate impediscono di passare all'interno, diciamo, dei bidoni. Che già... I bidoni non sono delimitati con le strisce gialle come dovrebbero essere, per cui non so se è una cosa regolare o non regolare, questo lo deve accertare il comune, c'è un regolamento, ci sono tutta una serie di cose che dicono come devono essere fatte le cose, ma soprattutto il pericolo per le signore anziane, come diceva il signor Luigi, che sono costrette a camminare in mezzo alla strada. E è una strada dove c'è un gran traffico, non è un vicolino, ecco, c'è un incrocio. Tra l'altro lì c'è un'area adibita, che dovrebbe essere adibita ormai da qualche tempo, e il tempo si sa che è lungo purtroppo, a posteggio, ma non è stata aperta ancora lì, almeno tagliano l'erba lì sembra tagliata per ora. Oltretutto, poco più avanti dove ci troviamo noi e dall'area dei cestini c'è anche una striscia pedonale e quindi poi diventa anche difficile veramente per chi deve attraversare, per chi soprattutto viene con l'auto che percorre la strada, poter vedere il pedone, perché effettivamente poi questi cestini coprono, no, la visuale. I cestini coprono la visuale, quindi per i pedoni, per una bicicletta, un motorino, qui chi deve entrare nella strada deve mettere come minimo un metro e mezzo di muso all'interno della carreggiata. E chi viaggia con la bicicletta dovrebbe tenerla a destra, certo. Ci si può immaginare quali sono i rischi, insomma. Allora, come avete potuto sentire, è una situazione veramente di difficoltà e quindi speriamo che questa nostra segnalazione possa in qualche modo arrivare alla voce di chi può risolvere questo problema. Sportello Reclami, Teletruria, Marco Alfonsi. Grazie a Claudio Caloni e Marco Alfonsi che hanno raccolto questa testimonianza, queste immagini. Ci rivediamo tra un attimo.
Ovviamente per fare la raccolta differenziata, per fare la raccolta rifiuti, che è fondamentale per la civiltà di una città come la nostra, che insomma non sta poi così tanto male, occorre mettere questi bidoni, questa raccolta va fatta, e trovare un posto o l'altro non sempre è così facile. Quindi avete visto oggi in via Trento Trieste ci sono delle difficoltà per uscire da un accesso, e questo è un dubbio che ci è stato manifestato proprio da pedoni e residenti nella zona. Noi vi ringraziamo, vi diamo appuntamento per il prossimo appuntamento sempre con Sportello Reclami, con la nostra redazione, con il nostro staff che è sempre pronto a muoversi per documentare quello che accade. Grazie dell'attenzione. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Italia, ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.